Ci siamo ritrovati qui a Corte di Giambattista Basile per un'altra imperdibile puntata di C'era una volta! Continuano le sfide! E quest'oggi, questa sera, qui abbiamo una scuola nuova che è, e io l'accoglierei con un grande applauso come soltanto noi di C'era una volta sappiamo fare, la Luigi Mauriello di Melito! La Luigi Mauriello di Melito, che ha delle magliette bellissime, tra l'altro le raffigurazioni di Lavinio Sceralo, un nostro caro amico, che noi salutiamo, si sfideranno i ragazzi della Giancarlo Siani. Ma di tutte queste sfide, chi è il giudice supremo? Chi è, ragazzi? Chi è? Chi è? Quindi salutiamo Mister Notaio. Buonasera, buonasera a tutti. Tutto bene? Anche oggi poche parole? No, ieri notte ho dormito bene, quindi le dirò, oggi mi trovate abbastanza disponibile. Ah! E poi, devo dire la verità, la fiaba di oggi mi piace particolarmente. Ah, indiscrezioni ragazzi, quindi chissà se sarà più severo o più magnanimo, non lo sappiamo. Dipende anche dai ragazzi, vediamo certo. Un po' come va. Lo scopriremo, ma prima presentiamo le varie squadre. Tu, ti dico subito, che sarà il mio assistente. L'assistente che fa? Prende il gelato dal cestino magico. Prendi il gelato dal cestino magico. Bravo, questo assistente. Facciamo un applauso all'assistente. Questo è per te. Adesso ve lo fate passare e mi dite i vostri nomi. Tu chi sei? Giuseppe Santopaolo. Che classe fai? Seconda B. Benissimo. Andiamo dal caposquadra che già ha il microfono, quindi il caposquadra passa il microfono all'assistente. Però si presenta il caposquadra, che è? Tu sei il caposquadra. Emilio? La Cava. La Cava, che classe fai? Seconda. Bene, e invece l'assistente è? Martina Romeo, seconda B. Bene, andiamo a conoscere adesso il Mimo. Fiorenza Ancona e sto in prima F. Sono emozionali questi ragazzi, un altro applauso! Presentatevi tutti, vai! Tayala Tila Donato, prima F. Francesca Liscio, seconda B. Gaia Ciccarelli, prima F. Basile Daniele, prima F. Basile. Cavallo Ludovica, prima F. Pisano Alessandro, seconda I. Bravi, questi sono i ragazzi della Siani! Andiamo a conoscere la nuova scuola con queste belle magliette, la Luigi Mauriello, tu sei? Luca Napoleone. Che classe fai? Prima D. Bene, andiamo al capo. Bravo, però il capo squadra si presenta. Luigi Fiorillo, seconda E. Bene. Luigi Cuozzo, seconda E. E Luigi di Luigi Mauriello. Sabrina Biondi, seconda E. Maria Giovanna della prima B. Rebecca Tianese, seconda D. Pellecchiano Emi, prima D. Imma Tarallo, seconda B. Noemi Rosa, prima B. De Rosa Maria, seconda C. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Assistente, come lo prendi? Lo fate pure. Vediamo, bravo, bravo. Questo è proprio un bravo assistente, Mister Notaio. Lo possiamo assumere. Ragazzi, partiamo subito spediti con la prima manche. Vero o falso? Assistente o caposquadra, potete prendere le lavagnette e il gessetto che avete in dotazione. Avete anche il gessetto? Benissimo. 6 affermazioni ogni 15 secondi sulla lavagnetta, dovete scrivere vero o falso, ma anche buffo, va bene lo stesso. E poi procediamo con la correzione. Andiamo! Tra il 1612 e il 1613 Basile si reca a Mantova e in questa occasione riadatta in parte il testo e la dedica della quarta edizione delle avventurose disavventure destinata questa volta a un nobile della corte ducale di Alessandro, striglio della corte di Corticelli. È un po' lunghetta questa affermazione. All'epoca del Basile la letteratura dialettale era raramente scritta e quando lo era veniva soprattutto letta e recitata. Ragazzi però è a bassa voce, mi raccomando, altrimenti copiano.
Il primo orco del Cunto attende il primo viaggiatore in cerca di ventura davanti ad una grotta. È vero o è falso? Chi lo sa? Le fiabe sono tutte ambientate in Campania. Ragazzi, si è sentito addirittura, Basile l'ha sentito, eh? Il tempo è tra i punti più certi della narrazione. Io lo so. Si potete correggere nel frattempo. Nei Cunti la famiglia è il luogo sociale in cui si manifestano i conflitti anche con violenza. Ma ci picchia. Mister Natale, cosa? Girate le lavagnette e buttate i gessetti! Ecco qua. Ma là non si capisce. No, si capisce. Tutto a posto. Sono io, ragazzi. Un po' di vecchiaia. Abbiate un po'. Allora, andiamo alla prima affermazione. Tra il 1612 e il 1613 si reca Basile a Mantova e in questa occasione riadattava in parte il testo e la dedica della quarta edizione delle avventurose disavventure destinata questa volta ad un nobile della corte ducale di Alessandro Strigio della corte di Corticelli. Voi dite falso la Mauriello mentre la Siani dice vero. Ragazzi, è falso. È falso perché in questa occasione il Basile riadatta l'opera non per la quarta volta ma per la terza, quindi 5 punti vanno alla Mauriello. È un po' trabocchetta questa domanda. Giusto una curiosità storica, le avventurose disavventure è una favola marittima scritta sotto forma di testo teatrale che nella originaria edizione era stata dedicata al principe Luigi Carafa di Stigliano, il quale è famoso, presso il quale poi tra l'altro Basile aveva avuto modo di collaborare, è famoso questo principe Luigi Carafa perché è quello che acquistò Palazzo Bonifacio, anche detto La Sirena, che è quel palazzo che fu realizzato nel 500 su uno scoglio di Posillipo e che oggi si chiama Palazzo Donnanna, lei lo conosce? Certamente. È famoso perché? Perché poi successivamente passò, fu ereditato dalla nipote del principe Luigi Carafa, da Anna, famosa Anna Carafa, moglie del viceré De Guzman, la quale appunto ricostruì il palazzo e da quel momento cominciò a chiamarsi Palazzo Donnanna. Famosissimo soprattutto perché Matilde Serao ne parla nelle sue leggende napoletane, legando al palazzo la leggenda dei fantasmi che vivrebbero all'interno di questo palazzo. Sarebbe proprio il fantasma di Anna Carafa che tormenterebbe i due amanti, Mercedes e Gaetano, quest'ultimo amante anche della stessa principessa. Lei c'è stato al Palazzo Donnanna all'epoca quando si chiamava? Sì, all'epoca balli, era ancora balli, in fase di realizzazione per la verità. Io so, un bel po' di anni, lei lo sa. Oltre 600 anni, 651 anni. Andiamo avanti. All'epoca del Basile la letteratura dialettale era raramente scritta, ma quando lo era veniva soprattutto letta e recitata. Vero, vero, bene, 5 punti a testa perché è proprio così. Ebbene sì, veniva soprattutto recitata. Il primo orco del Cunto attende il primo viaggiatore in cerca di ventura avanti ad una grotta. Vero voi, ma siete bravissimi, complimenti, altri 5 punti a testa. Le fiabe sono tutte ambientate in Campania, voi dite falso, effettivamente non sono tutte ambientate in Campania, alcune abbiamo viste anche nelle puntate precedenti, no? A Venezia, quindi nel Veneto e non solo, in Basilicata. Il tempo è tra i punti più certi della narrazione. Voi dite falso? Avete ragione, è falso, perché il tempo è proprio il punto debole, poiché è inserito in un ristretto numero di assi temporali che vengono collocati tutti i segmenti di una vicenda. Assolutamente sì, è falso perché appunto queste sono le cosiddette acronie, e cioè appunto il tempo che trascorre nel compimento di un'azione è molto più dilatato di solito rispetto a quello reale. E quindi per dire 7 secondi si dice ad esempio 7 anni. E le acronie insieme alle atopie, e cioè il fatto che il tutto si sviluppi in luoghi a volte
noti, altre volte invece del tutto frutto della fantasia. Unitamente all'elemento della magia, unitamente al fatto che viene descritta una società non antropica, cioè una società fatta di non soli uomini, ma anche appunto di fate, di orchi, tutte queste sono proprio le caratteristiche del genere fiabesco che lo, ci permettono di distinguerlo invece dal genere della novella. Ma io mi inchino al suo sapere, ragazzi, tranne caposquadra, fate un applauso a Mister Notaio. Andiamo subito all'ultima affermazione. Nei conti, la famiglia è il luogo sociale in cui si manifestano i conflitti, talvolta anche violenti. E infatti, è vero, 5 punti a testa, sì sì. Vediamo nelle... No, applaudite, chiedetemi! Infatti vediamo in tante fiabe come all'interno proprio dell'ambito familiare ci sono piccole scaramucce che poi diventano enormi con anche diverbi molto violenti che poi andremo anche a vedere. Mister Notaio, che cosa ci dice? Dunque, la Maurillo ha risposto a tutte le domande in maniera esatta, per cui ha totalizzato 5 punti per domanda, per 6, 30 punti raddoppiati arrivano a 60. Mentre invece la Giancarlo Siani, avendo sbagliato una risposta su 6, si ferma a 25 punti. Bene, quindi 25 a 3, potete posare le lavagnette, ma ancora è tutto da vedere, non lo sappiamo ancora. Dunque, noi proseguiamo, però poiché voi siete appena arrivati, questa è la vostra prima volta qui al castello, io voglio portarvi a fare un giro nel castello, quindi il tempo di far vedere il fatato mondo di Basile ai ragazzi della Maurillo e noi ci vediamo tra pochissimo. Dopo vi porto a un party esclusivo, eh? Ma nel castello ho incontrato una prof, la professoressa della Siani. Anche lei stava facendo una piccola visita guidata perché tutti vogliono conoscere Basile. Un grande applauso alla prof Pinto. Professoressa, tutto bene? Benissimo. Col microfono? Benissimo, grazie. Bene, le è piaciuto questo castello? Meraviglioso, veramente un posto incantevole. Allora, professoressa, quest'anno nuovamente la Siani partecipa a questo gioco. I ragazzi con quale entusiasmo si sono mossi e divincolati attraverso le fiabe del Basile? Sì, sono veramente entusiasti, pieni di interesse, anche se un po' spaventati, ma... hanno tanta voglia di divertirsi e questa è la cosa importante. Dunque, oltre a C'era una volta, sono tantissime le attività che impegnano questi ragazzi, anche perché vogliamo ringraziare il preside, il dirigente scolastico. Sì, il dottor Moliterno che ci ha permesso di venire qui, è una persona splendida che ci coadiuva e ci conforta e ci ha mandato un messaggio, voleva sapere... come stava andando. È un po' invidioso perché anche lui vorrebbe stare qui a corte. Sicuramente. Allora, la prossima volta, quando vuole, noi apriamo sempre le nostre porte, no? Allora, prof, vuole dire una grande parola di incoraggiamento ai suoi ragazzi? Che cosa si sente di raccomandargli e augurargli? Che la cosa importante è giocare la propria partita fino alla fine. Se loro si sono impegnati al 100% è comunque una vittoria. Benissimo, un grandissimo applauso alla professoressa Pinto. Dunque, adesso iniziamo a giocare con la fiaba del giorno, ragazzi. Qual è la fiaba del giorno? Viola! Che è anche uno dei miei colori preferiti, ma prima di giocare noi ci gustiamo un pezzettino della fiaba recitata da una piccola attrice o un piccolo attore del teatro di Dioniso diretti da Teresa Barretta. C'è stava una volta, nonno da bene chiamato Colanella, l'uguale aveva 3 figlie femmine, Rosa, Garofano e Viola. L'ultima di questa era tanto bella che faceva sciroppo solutivo di desideria per purgare il ricordo di ogni tormenta. Per la quale cosa aveva quattro arze ciullone, figlia del re di quel paese, che ogni volta che passava per innanzi alla vasca, dove lavoravano sti 3 ore, cacciatasi la coppa la riceva. Bonni, bonni, Viola! E essa rispondeva, bonni, figlio del re, e sacci chiude te. Delle quali parole abbuttavano e mormugliavano la tessora, recenna, tu sei malagriata e farai scurucciare lo principe da mala maniera. E per dispietta, disse allo padre che era troppo sfacciata e presentosa e che rispondeva senza dispietta allo principe, come se fosse tutt'una.
E cocco giorno non ci sarà di andruzzato e non parrà lo giusto per lo peccatore. Ma lo principe, che passando per quella casa, non bereva più lo bersaglio dei desideri suoi, mise l'orecchio per le portose e dietta a trovare una zia vecchia. E questa era Viola. Voi vi siete preparati molto bene, procediamo subito a giocare. Ci sono le due buste, mister notaio, busta A e busta B. Da regolamento sceglie la squadra che è in svantaggio, quindi la Siani. Quale scegliamo? La A. Ok, benissimo. Questa è della Siani, la sigliamo. Tutto ecco regolare. E apriamo e iniziamo a giocare. Mamma mia, questa ceralacca del regno è proprio potentissima. Mister notaio, ma con che cosa la fate? È fatta di saliva di orco. Mamma mia, ecco. Dopo mi devo andare subito a fare una lavata di mani proprio di quelle. Ah. Una busta, due fogli. La busta a lei, un foglio a lei e un altro a me, perché adesso giocate voi. Sì, magari la mettiamo dritta. Busta A. Ci siete? Anche io. Ciullone, figlio del re, quando passava avanti al basso dove lavoravano le tre sorelle, prima di salutare Viola, cosa faceva? Si sono prenotati 10 secondi di tempo per consultarvi e tentare di rispondere senza le opzioni. Badate sempre al tempo, che noi l'abbiamo umano. Si toglieva il cappello. Bravi, bravi, bravissimi, 30 punti, ecco, bravi. Precisiamolo, dovete guardare il timer umano e prima che finisca il tempo scandito dal timer umano dovete dire siamo pronti e dovete finire di consultarvi tra di voi, ok? Vabbè, loro però sono stati pronti anche questo prima del caso tempo. Hanno risposto anche prima dei 10 secondi, giusto per chiarirlo anche a chi ci segue da casa. È giusto. La vecchia zia accettò di aiutare il figlio del re che voleva baciare Viola. La zia però temeva che in questo modo si sarebbe guadagnata la nomea di cosa? Senzale. Oh, mamma mia. Siamo pronti. Siete pronti? Senzale. No. Le tre opzioni erano garzone di fabbro, senzala e trafficona, perché noi non stiamo non è che possiamo anticipare, però qui volevamo proprio sapere quello che temeva la zia, che cosa poi potesse pensare la gente e non quello che poi le è stato imputato, insomma, ok? Andiamo avanti. No, è così, mister notaio, io c'ero, lo giuro certo. Che c'ero. Viola si calò nel giardino dell'orco. Le sorelle la fecero cadere. Quando arrivò l'orco nel giardino, ragazzi ho detto A. Dopo 2 ore dal momento in cui cadde Viola. B. La notte successiva. C. Nel momento stesso in cui cadde Viola. 10 secondi di tempo. C. Nel momento stesso in cui cadde Viola? Siete sicuri? Sicuri? 20 punti. Bene, bravi. Ragazzi, un applauso, su! È un gioco, bravi. Ci siamo. Visto l'orco nel giardino, Viola, per paura, cosa fece? A. Si nascose. B. Restò immobile. C. Si mise a strillare. Questa qui la dobbiamo controllare un poco, mister notaio. La C, bravi, è la C. Sì, però parlate un poco più, facciamo una prova. Adesso avete detto la C, è la C. È la C. Oh, bravo! Sì, tutto a posto, tutto sotto controllo, mister notaio. Ah, io mi sono messa qua perché c'è lo spiffero e sento Basile che mi dice le cose. Perché l'orco accolse Viola? Consultatevi. 10 secondi di tempo. Perché pensava che fosse sua figlia. Bravo! Ma sì, 30 punti, sì, bravo. Esattamente. E questo è un orco atipico, quello di Viola, perché...
in tutti i conti di Basile l'orco è sempre presentato come l'essere bestiale, qualcosa, eh? come l'essere violento. E ogni volta che una principessa, un principe cade nelle mani di un orco deve sempre intervenire un eroe, una fata o un gruppo di fate o comunque un'entità che appunto riesca a sottrarre dalle grinfie dell'orco il malcapitato. In questo caso invece, nel caso di Viola, l'orco è un orco buono, è un semplicione, è un ingenuo, addirittura pensa che si tratti di sua figlia. E non solo, addirittura finirà per aiutare inconsapevolmente Viola, assieme alle fate, a sbarazzarsi. Non diciamo troppo però. Questo è vero, comunque... Perché io lo so che la tematica orco a lei è molto sentita, perché... Ma sì. Lei che orco è? Ma io all'occorrenza so essere buono, ma quando invece mi fanno arrabbiare sono anche brutale. Mamma mia, andiamo avanti ragazzi che è meglio, eh? Il principe, non avendo più notizie di Viola quando lei andò a vivere con l'orco, di che colore divennero quindi le labbra del figlio del re, quindi del principe? A. Cenerino. B. Cecerino. C. Certosino. Cecerino. Bravi, 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 bravissimi. No. Sì. No. Chiedo scusa, non ho sentito bene. Cecerino. Ah, no, allora no. No, 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 è Cenerino. Cenerino, scusate, non Cenerino. Avevo sentito io bene. Scusate, scusate. La vecchiaia. Mi dispiace. Andiamo avanti. Il figlio del re cosa disse all'orco per convincerlo a trascorrere del tempo nel suo? Nel suo? Vabbè, loro. Mi raccomando, però quando rispondete... Ah, già ci siete. Mi disse che era malato. Bravo, bravissimo, perfetto, 30 punti. Ma entusiasmo, ragazzi, è su forza! Alza un po' la voce, caposquadra, mi raccomando, eh. Perché l'orco dormiva con la porta aperta d'estate? Perché faceva caldo? Mezzo la voce, faccio mezza giornata. Perché faceva caldo? Sì, va sì, bene come risposta, sì, sì, perché sì, insomma sì. Voleva prendere il fresco perché faceva caldo. Sì, benissimo! Vai, mister notaio, appuntiamo! Quanti pizzichi diede il principe a Viola quando lui... Vabbè. Tre. Non ho capito? Tre. No. No, ragazzi, no. Erano due. Erano due. Ragazzi, ultima domanda, su, concentrazione. Cosa beve il principe la mattina? Spremuta di limone semisanto. Spremuta di limone semisanto. Aspettate. Non ho sentito. Spremuta di limone semisanto. Ah, sì, sì, bene, bravi, ok, perfetto. Oh, io non vi sento entusiasti, ragazzi. Forza, entusiasmo, che bello! Siete accorti di Basile! Fantastico. Mister Notaio, fa i conti e intanto passiamo alla manche successiva, alla busta successiva. Io la infilo qui, tanto sì. Poi si disintegrerà perché anche l'orco ha poteri magici. Oh mamma mia, mister Nuda, ma la prossima volta non me li può aprire lei? La ceralacca del regno è davvero potente, sta bava di orco. Ma poi la bava di orco è la sua? O di un altro orco? Ah, non è possibile saperlo. C'è un gruppo di orchi. Un gruppo di orchi. Che vive nel bosco che sta sul retro. Quindi lei non vive più a palazzo, no, lei, poiché lei si è possessato di un principe, vive a palazzo, hai capito il furbone? Mica vive... Sono le atopie di Basile, io vivo ovunque. Questa è lei. Adesso giocate voi ragazzi, siete contenti? Sì! Oh, che bello. Prima domanda. Quando il figlio del re... non aveva più notizie di Viola perché quest'ultima era andata a vivere con l'orco, di che colore si fece la faccia? E loro si prenotano. Marticino. Bene, 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 30 punti. Entusiasmo! Bene! Perché l'orco accettò la proposta del figlio del re di permettere... Vabbè. Pensavo del re. Perché era vassallo del re.
Bravi, bravi! Senta, però lei sta perdendo colpi, se permette la prossima domanda la faccio io, ok? Allora ragazzi, le sorelle come redarguirono Viola quando questa salutava in modo spiritoso e confidenziale? Con gelosia. Si gonfiavano di gelosia e invidia. No, risposta sbagliata. Allora continuo io perché porto bene io, mister notaio. Mi sono imbarazzato. Diciamolo, le sorelle come redarguirono Viola quando questa salutava in modo spiritoso e confidenziale il principe? Le altre alternative era A, sciagurata, B, scostumata, C, screanzata. Sapevano. Era la C. Perché lei non sa interpretare bene, mister notaio. L'ho vista un po' in difficoltà, allora. Ma non è vero. Devo intervenire questi in questi orchi. Casi. Con quale scusa Colaniello mandò Viola a vivere dalla vecchia zia? Scusa, veramente che doveva imparare a lavorare. Sì, è vero. Già, 30 punti. Difficile. La vecchia zia cosa mandò a prendere la seconda volta dalla camera da basso? Gomitolo di filo di Brescianella. Sì, ha sentito tutto il condominio, va benissimo. Sì, 30 punti. Ma dove si trovava il gomitolo di filo che la zia mandò a prendere dalla camera? Su un armadietto. Sì. Bene, ancora 30 punti. Quando Viola andò a prendere la misura nella camera da basso, come ordinato da sua zia, si accorse del figlio del re. Scappò lesta come una gatta. Ma come facevate a saperlo? La domanda era, si accorse del figlio del re, così scappò via lesta come? Una gatta. Bene, bravi, ok, 30 punti al mister notaio, avete visto? Le leggo io, le legge lei, è così, per favore, mi faccia fare. Perché Viola accettò di calarsi nel giardino dell'orco per recuperare la matassa? Perché non voleva vedere le sorelle afflitte. Bravi! Vai, velocissime le ultime due. In che modo Viola scese nel giardino dell'orco per raccogliere la matassina di filo? Calandosi con una fune. Bene, altri 30 punti. Ultima. Perché le sorelle andarono a riferire al padre il modo in cui Viola rispondeva al saluto che le rivolgeva il figlio del... Ragazzi, però non rompete la lavagnetta. Perché erano invidiose. No, risposta no. Sbagliata, era tra le alternative, ma non è così scritto nel testo, per dispetto, erano un po' dispettose e quindi lo facevano per dispetto. E adesso a proposito di questo, di volevo precisare una cosa, non di rispetto, no. Ma appunto di quello che avviene in virtù proprio del comportamento delle sorelle Viola. Il tema, come al solito, è quello del mutamento, ok? Quindi il mutamento della persona, in questo caso il mutamento delle condizioni di vita di Viola. Mutamento del più delle volte può avvenire attraverso diverse forme, ma il più delle volte avviene proprio per il comportamento ostile da parte di un'altra persona. In questo caso, le sorelle avevano intenzione di allontanare il principe da Viola, ma paradossalmente, proprio con il loro comportamento, non fanno altro che avvicinarlo ancora di più a Viola, tant'è vero che poi alla fine il principe sposerà la stessa Viola. Ah, e tutto questo nasce dal questo. Dispetto delle sorelle. C'era una domanda finale che dice chi sposerà Viola? Non è vero, ragazzi, stiamo scherzando. Punteggio, mister notaio, che è ancora in fase di elaborazione, ragazzi, perché qua avete giocato in maniera proprio sprint, devo dire. Allora, tutti i cronometri del mondo, orologi del mondo e calcolatori del mondo sono in mister notaio, che ci dice... Ancora conteggia. Facci picchia. No, ha sbagliato mister notaio. Un applauso perché ha sbagliato mister notaio. Però subito si è corretto,
Ok, allora, la Siani ha totalizzato in questa manche 190 punti e quindi va a 215 totali, mentre invece la Maurello ha risposto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 domande su 10 prima che lei leggesse le risposte multiple, per cui 30 punti per domanda vanno a 240, sommati ai 60 di partenza, 300 punti. Fatevi un applauso perché siete stati bravissimi, siete stati bravissimi, però devo dire che qui nel regno noi abbiamo un acquapark e poiché io penso che i miei amici della Siani hanno un grande bisogno di farsi una bella divertita nell'acquapark, ragazzi lasciamoli qua, noi mandiamo la pubblicità e risaliamo. Andiamo! Che si sono persi, eh? Vi siete persi un divertimento sfrenato e la vostra professoressa, la professoressa Luisa Ciccarelli, che adesso è qui con noi, lo sa benissimo! Prof! Salve! Tutto bene? Tutto bene. Ma quest'anno siamo anche noi qui. Ah, e infatti voi siete una delle new entry, vi do il benvenuto e siamo molto felici. Grazie. Anche noi tantissimo. Come avete accolto questa novità a scuola? Ma con grande gioia, entusiasmo, voglia di divertirci e soprattutto di conoscere un personaggio nuovo. Beh, poi vi vedo anche con queste magliette tutti quanti. Visto che belle? Sì, stupende, lo ricordiamo che sono un'opera del nostro amico Lavinio Sceral. Le hanno fatte i ragazzi con grande, grande impegno, sono stati bravissimi. C'è anche l'orco, visto mister notaio, in suo onore. Chiedermi le autorizzazioni, io il copyright. Sì, è vero, scusi notaio. Ho fatto un guai. Dunque, allora, come si sono preparati i ragazzi? Che periodo è stato questo di preparazione con loro? Ma proprio ieri, l'ultimo incontro che abbiamo fatto, diciamo, speriamo l'ultimo, abbiamo detto che è stato veramente molto bello incontrarci, poter parlare. Poi loro sono appunto alunni di classi diverse, quindi ognuno ha portato la sua esperienza, ognuno ha raccontato, si sono divertiti tantissimo. E poi proprio Sabino, qualcuno mi diceva: prof, l'altro giorno hanno parlato di Basile in televisione, adesso io so chi è. Ah, che bello, che bello. Bravi, 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 bravi. Professoressa, un'ultima raccomandazione o una parola di conforto per i suoi ragazzi? Divertitevi, divertitevi, divertitevi. Ecco. Questa è un'occasione bellissima per voi. Bene. Prima occasione bellissima, divertitevi. Benissimo, grazie mille professoressa, grazie. Può ritornare all'acquapark, il gelato a noi. Mi raccomando, attenzione, segui il prato di viole, attenzione ai coccodrilli. Bravo l'assistente, il mio assistente è perfetto. Dunque, andiamo al gioco dei mimi, un gioco difficilissimo. Chi ha iniziato prima? La Siani, quindi da regolamento continuano loro. La Maurello ha scelto la busta B e adesso andiamo a mostrare loro le parole. Ragazzi, c'è una penna in dotazione, avete una penna. In 10 secondi dovete scegliere, cipicchia, 3 parole da queste 10. Mi raccomando, sottolineate, mettete una X in 10 secondi, a partire da adesso. Mimo! Dov'è il Mimo? Mimo? Mimo! Ok, i mimi sono sempre nel loro mondo. Allora, girati, mettiti davanti al pulsante. 8, girato? 9. Ok, perfetto. Metti davanti al pulsante, girati verso la tua squadra perché dovrai mimare. Ti senti pronta? Benissimo. Devi mimare la parola numero 95. Pronta? 95. 15 secondi a partire da adesso, vai! Un po' più indietro, vai! Vai, vai, vai! Come volete fare voi, insomma. Vai, provaci, forza! Vita. Avete detto? Vita. Non lo so, vediamo che dice la numero 95. Sansaria. La Sansaria, la Sansaria, no? No, mi dispiace, sarebbe la fitta case, insomma, che funge anche molto da capera del quartiere. Mettiti sempre qua avanti al pulsante, vedi, questa è la tua postazione, girati verso di loro. Adesso la parola numero 96. 96, questa qua. Vai, 15 secondi da adesso. Oh,
No, vedo proprio... Matarazzo. Mi dispiace, non lo so, eh. Matassella. Matassella, Matassella, fatto pure così. Adesso questa, la numero 100. Adesso 15 secondi. Adesso Matarazzo. Non lo so, vediamo. Matarazza. Oh, bene, bene, 15 punti. Bene, grazie signor Mimo. Si può accomodare. 15 punti. Ragazzi, guardate, questo gioco non è facile, eh. L'avete visto anche nelle altre puntate. È abbastanza complicato. L'ha voluto fortemente Mister Notaio questo gioco. Ragazzi, la stessa cosa anche per voi, 10 secondi di tempo per scegliere tre parole, sottolineatele, mi raccomando, in 10 secondi. Io ve le metto qua, nella cartelletta uguale alla mia. 10 secondi a partire da adesso, Mimo. Avanti, qua, girati. Perfetto. Zitti. Ecco qua. 8, 9, 10, stop. Ecco qua. Allora, sei pronta? Imbrogliamo due le cartoline. Devi mimare la parola numero 85. 85. Pronta? 15 secondi, vai. Allora, no, io la so. Vai, vai, vai. Vai, comunicativa, esplicativa. Ultimi Zita. 5 secondi. Finito il tempo, l'avete detto? Zita. Non lo so, vediamo un po'. Verzaglia. No, 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 mi dispiace, mi dispiace. Bersaglio. Bersaglio, ragazzi, il bersaglio. Mi raccomando al labiale. La numero 88 devi mimare. Ci sei? Vai, 15 secondi. Cuscino. Non lo so, vediamo. Portoso. Portuso, insomma, si usa anche adesso, no? I buchi della serratura in particolar modo. Niente da fare. Andiamo alla numero 89. Ci viste? 89, la penultima, vedi? Ci sei? 15 secondi. Se la fanno questa, proprio. Mi raccomando, al labiale. Ultimi 5 secondi. Finito, stop al tempo. Niente, niente. Vediamo, sentiamo. Cuman. Ucuman. 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 E lei faceva così. Cuman. Vabbè, grazie signor Mimo. Grazie, 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 grazie. Aggiorniamo il punteggio. Vediamo un po' che cosa è successo in questa particolare manche dei mimi. È un gioco molto difficile, eh? Sì, solo l'Asiani ha totalizzato 15 punti in questa manche, per cui va a 2,30, mentre invece la Morino resta ferma a 300. Benissimo, applauso! Dunque, io mi rendo conto che adesso entriamo in una fase molto particolare, perché ci sono tre domande a risposta aperta. Il primo che si prenota col pulsante ha diritto di rispondere. Ma voi che vi state preparando con la manina sul pulsante, ma che vi preparate a fare? Io ho sete, devo andare a bere. Mi dispiace. Ci vediamo tra poco. Vado prima a bere e poi giochiamo. Ah, ci voleva proprio questa fermata al bar, lo so, avete dovuto aspettare, ma io avevo sete. Sono andata al bar e ho incontrato una mia amica, Anna Nocerino, e anche lei è anche una vostra amica, perché è una professionista della cooperativa sociale Un Mondo in Cammino. E noi ogni settimana ospitiamo Il Mondo in Cammino qui con tutte le sue professionalità e vi parliamo di temi di attualità, soprattutto legati alla vostra età. La cosa di cui io volevo parlare oggi, poiché mi ha colpito molto, questa bullizzazione. Si dice bullizzazione? Si può dire bullizzazione. Oppure bullying. 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 Perché noi vogliamo essere serofili. Bullying delle sorelle di Viola su Viola. Hanno fatto proprio bullismo vero e proprio, insomma. E quando si parla di bullismo oggi, è una tematica davvero molto attuale, si parla soprattutto di bullismo nelle scuole, quindi nelle loro realtà. Prima di tutto, di cosa si tratta?
e qualche consiglio utile soprattutto a loro se sono vittime di bullismo oppure conoscono un amichetto un po' bullizzato, come comportarsi. Certo, certo. Ciao a tutti. Ciao. Allora, parliamo oggi di bullismo. Il bullismo penso che tutti sapete cosa sia. E non sono solo comportamenti che si perpetuano nel tempo di natura minacciosa, oppure facciamo un esempio, ti insultano, ti minacciano, possono essere anche forme di comportamento più aggressive e possono creare dei danni anche a livello psicologico, anche emotivo, sociale. Ci sono diversi gradi di bullismo, perché ad esempio mi viene in mente Il compagno di classe un po' cicciottello, perché io ero la compagna di classe un po' cicciottella, magari, oppure un po' con l'apparecchio. E come poi no, partire anche da queste cose banali sino ad arrivare a violenza vera e propria. Assolutamente sì. Se pensiamo ad esempio che ti insultano, ti minacciano, oppure ti prendono in giro attraverso telefonate, attraverso messaggi che possono essere offensivi, e quindi ecco, anche al corpo, magari una persona un po' più grassa può essere presa di mira da un gruppo di ragazzini e quindi possono poi manifestarsi questi comportamenti che creano, che vengono definiti bulli, cioè c'è il bullo e poi c'è la vittima del bullismo. Bullizzato. Certo. I bulli sono necessariamente tutti proprio cattivi o c'è un po' di ingenuità nel bullismo? Cioè, delle volte i ragazzini neanche conoscono il valore di alcune offese o di alcuni gesti. È possibile? Si parla sempre di bullying, di bullismo in quel caso? Allora, si parla di bullismo e non bisogna sottovalutare assolutamente questo fenomeno. Perché? Perché a volte non sono semplici, cioè non sono ragazzate, possono poi col tempo trasformarsi in azioni criminali. Quante volte dal bullismo nelle scuole elementari poi si è parlato di un adolescente che ha compiuto rapine, furti, quindi è importante non sottovalutare questo fenomeno. Ci sono anche fatti di cronaca molto molto, molto, molto brutti. Sì. Allora, tu da professionista puoi dare un consiglio sia al bullo che al bullizzato, ma anche un po' all'insegnante adulto, certo, genitore. Allora, io dico a voi ragazzi di non sottovalutare questo aspetto e di dialogare molto con gli adulti. Tante volte si pensa che riportare un fatto accaduto all'interno della scuola significa portare spia, ma non è così. Bisogna fa riferimento agli adulti, quindi che possa essere il genitore oppure l'insegnante o un amico, quindi parlarne, dovete parlare di tutto quello che vi accade, quindi non dire bugie, non prendere in giro i vostri compagni per un difetto fisico oppure perché vi sta antipatico e soprattutto devono, quindi il dialogo è essenziale. Noi come cooperativa sociale abbiamo attivato degli, sì, sportelli di ascolto psicologico in molte scuole, sia nel territorio di Giugliano, anche Villa Ricca, in altri contesti, ed è il risultato è stato importante. Perché? Perché tante volte i ragazzini a scuola hanno proprio bisogno di parlare con una persona adulta che non sia, certo, il genitore, e quindi io, così come le altre mie colleghe, abbiamo dato la possibilità a questi ragazzini di essere molto vicini alla tematica. E siamo molto vicini alla tematica. Grazie, grazie, grazie Anna, grazie Anna Nocerino. Grazie. E salutaci tutto il mondo in cammino. Sì. E allora puoi ritornare al bar, lo so, grazie, che stavi in compagnia. Ciao, ciao ragazzi. Una domanda al volo. Al volissimo. Al volissimo. Ma il notaio che riprende la presentatrice Batata compie atti di bullismo? Sì, compie atti di bullismo, assolutamente sì. Okay. Lo dica lei che... Sì, assolutamente. Devo stare attento. Devo stare attento, infatti. Grazie, ciao Anna. Ciao a tutti. Segui il prato di Viole, ciao, ti porterà dritta dritta al bar. Benissimo. Grazie, assistente. Ecco qua. Allora, senti, io quando ero alle scuole medie venivo presa in giro perché ero cicciottella. Adesso... Mister Notaio, è una bella. Adesso la riprendo io invece per altre cose. Ecco. Comunque sono sempre cicciottella. Vuoi o non vuoi ti riprendono sempre. Ragazzi, io sto solo cercando le domande. Che cos'è tutto questo caos? Andiamo subito! Velocissimi, chi si prenota per primo risponde. 60 punti per ogni risposta corretta. Quando Viola
si accorse che nella notte non erano le pulci a provocarle il prurito. Hanno, si sono prenotati la Mariello, 10 secondi di tempo per consultarvi e tentare la... Siamo pronti. Siete pronti? Quando il principe il giorno dopo la saluta aggiunge anche Ottata, quante pulci? E per la verità non avete fatto terminare la domanda. Non ho terminato la domanda, quindi non sapete qual è la domanda. Quindi da regolamento mi rivolgo. Allora, quando Viola si accorse che nella notte non erano le pulci a provocarle prurito, ma il principe, la ragazza a chi si rivolse? 10 secondi di tempo. Era questa la domanda. Altre fate. Bene, 60 punti, 60 punti. Andiamo avanti. Le fate, ragazzi, le fate, saputo dello scherzo del principe, dissero a Viola... 10 secondi di tempo per rispondere. Che doveva prendere dall'orco delle ciabattine piene di campanelle. Sì, 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 sì. Adesso, lei che prima mi ha redarguito, posso dire io una cosa? Posso farlo io il mio intervento, gentilmente? Grazie, ha detto e, sì. E che fai? Il notaio? E allora, a questo punto, facciamo le cose come si deve. Le trasferisco alla fatagione del notaio. Spoglia me, vesti lei, direbbe Basile. Allora, ragazzi, voi avete detto le pantofoline. Nella fiaba c'è scritto la chianella, le chianelle, che è anche la scarpa di Cenerentola. La scarpa di Cenerentola non è la scarpa classica dei coltè col tacco, ma la chianella, ovvero la pianella, che oggi sono in commercio e sono un must have dei nostri guardaroba di noi donne, e sono le slippers. Quelle ciabattine tra pantofoline e ballerine, quindi è una scarpa molto molto moderna. Hai visto? Però, sicuro, dal mister notaio. Grazie, basta che non mi mangio, orco. Andiamo avanti! Il giorno dopo che le fate e Viola fecero lo scherzo al principe, quest'ultimo, cioè il principe, si fece una passeggiata per il giardino. 10 secondi di tempo per rispondere ad una domanda che ancora non abbiamo terminato. Il giorno dopo, quando il principe vide Viola, disse buongiorno Viola, e dopo aggiunse Ottata quante pulci, e Viola gli rispose buongiorno figlio del re, io ne so più di te, e aggiunse oh mamma mia aiutami. Ma non era questa la domanda? Quindi mi devo rivolgere a loro. Il giorno dopo che le fate e Viola fecero lo scherzo al principe, quest'ultimo, cioè il principe, si fece una passeggiata per il giardino. Il figlio del re, a questo punto, dove vide Viola? 10 secondi di tempo per rispondere alla domanda. Fa mezza giornata. 10 secondi di tempo. Nel giardino. È sbagliata. Finiamo qui. Facciamo un attimino due conti. Intanto che mister notaio fa i conti. Io non lo so se andiamo allo spareggio o meno. Ah no, accipicchia! Mister notaio, La Siani ha risposto esattamente a due domande, quindi ha totalizzato 120 punti. Purtroppo la Mauriello non ha risposto a nessuna delle tre domande, quindi ha totalizzato 0 punti. Il punteggio finale quindi è la Mauriello 300 punti, la Siani 350 punti. Bene! Prosegue quindi la Siani, il percorso verso la finale che si terrà il 27 maggio all'Ocean di Giugliano. Mi dispiace ragazze, la Mariello, anche perché diciamo non potrete essere più ripescati, poiché la Basile è in prima classificata con 375 posti, però siete stati bravi e io sono stata felicissima di avervi qui a corte. Un applauso. Tu, vieni qua. No, devi fare una cosa per, no, per me, per battere mister notaio. Vieni qua. Scusami, puoi il microfono, grazie. Grazie. Vieni qua. No, e chi vuole venire qua, ragazzi? C'è qualcuno? Vieni tu, dai.
Allora, intanto io voglio ringraziare tutti i nostri sponsor che ci danno fiducia in questo bellissimo percorso. Ragazzi, vieni, vieni qua. Ma perché mi vogliono, oggi mi vogliono passare a me sola? Ma non ho capito che non si fa così. Allora, tu adesso prendi il microfono, ti giri verso quella telecamera lì. Ci mettiamo gli altri. Ti giri verso quella telecamera lì e devi dire: grazie di essere stati con noi. Vai. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo giovedì prossimo. Ci vediamo giovedì prossimo. Vi lasciamo così. Vi lasciamo così. Vai! Bella cinta di Piazza San Marino.